Fred. Film O'Clock. Film O'Clock. Film O'Clock. News. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le notizie dal mondo del cinema. In questa edizione parleremo di Giancarlo Giannini, Ferzan Özpetek e di Michael Caine. Nessun cortometraggio italiano sarà in concorso a Cannes. La selezione in competizione per la Palma d'Oro dei corti prevede però per la prima volta un film palestinese. Il riconoscimento al miglior corto verrà consegnato dalla presidente di giuria della sezione, Jane Campion, il 26 maggio durante la cerimonia di chiusura del festival. Arrivano i dati elaborati dall'ANICA sulla stagione 2012 che sottolineano un'annata negativa. Gli incassi complessivi sono stati di 608.954.249 euro, meno 7,95% rispetto al 2011. Quanto al prezzo dei biglietti, il presidente dell'Associazione delle Industrie Cinematografiche e Audiovisive, Riccardo Tozzi, ha riconosciuto la necessità di variarlo in funzione dell'orario e del giorno. Per quanto riguarda i nuovi progetti, parliamo dell'atteso ritorno alla regia di Giancarlo Giannini, che firma una pellicola provocatoria ispirata a fatti realmente accaduti, Ti ho cercata in tutti i necrologi. Si tratta di una coproduzione italo-canadese, della quale è anche protagonista, che sarà distribuita nelle sale italiane da Bolero Film dal 30 maggio, nel cast F. Murray Abraham. Mentre si arricchisce il cast del nuovo film di Ferzan Özpetek, Allacciate le cinture di sicurezza, Elena Sofia Ricci e Luisa Ranieri si uniscono a Filippo Scicchitano, Francesco Arca, Kasia Smutniak, Carolina Crescentini e Paola Minaccioni. Un cast corale che arriverà sul set il 13 maggio. Il film sarà girato in Puglia. È stato scritto dallo stesso Özpetek con Gianni Romoli, che produce il film insieme a Tilde Corsi con Rai Cinema. Si arricchisce anche il cast di Eliza Graves, il nuovo progetto di Brad Anderson. Solo pochi giorni fa è stato reso noto che protagonisti del film saranno Jim Sturgess e Kate Beckinsale, ai quali ora si sono aggiunti due pesi massimi come Michael Caine e Ben Kingsley. Anderson batterà il primo ciak di Eliza Graves il mese prossimo. È tutto da Laura Buffa, ci risentiamo fra un'ora.